Le misure per l'emergenza meteo e la protezione civile, le problematiche degli edifici scolastici, le linee di pianificazione urbanistica metropolitana. Questi alcuni dei temi al centro della conferenza metropolitana convocata a Palazzo Minoriti dal sindaco Enzo Bianco, alla quale hanno preso parte i sindaci dei 58 comuni del territorio. I sindaci della città metropolitana di Catania sono tutti in una grande condizione di difficoltà. A Catania come a Palermo e a Palermo esattamente come a Milano. Cioè oggi c'è un sistema di protezione civile e di allertamento che scarica tutte le responsabilità sui sindaci. Noi siamo molto preoccupati, abbiamo avuto un'allerta meteo molto delicata nelle settimane passate, anche con la neve. Vogliamo sostanzialmente non sottrarci alle responsabilità, ma operare in un quadro di certezza. Qui praticamente si passano tutti il cerino acceso e poi l'ultimo cerino finisce nelle mani dei sindaci. Abbiamo lo stesso problema nelle grandi città come nei piccoli comuni. Abbiamo chiesto che sia dichiarato lo stato di emergenza a livello regionale e nazionale, per avere delle provvidenze per gli agricoltori che sono stati colpiti dal maltempo e per gli allevatori che sono stati colpiti dal maltempo. Faremo una riunione con la protezione civile regionale per ascoltare le proposte di tutti i sindaci della città metropolitana di Catania. Siamo in una condizione di con i mezzi che abbiamo non ce la facciamo, non ce la fa la città metropolitana, non ce la fanno i singoli comuni. Noi dobbiamo fare più squadre insieme e chiedo all'assemblea regionale di completarla la riforma attribuendo finalmente alla città metropolitana delle responsabilità precise, ma chiedo anche che il governo della regione ci aiuti a passare questa situazione che oggi è delicata e complessa.